L'idea di fare questo video nasce dalla mia esperienza quotidiana. In molte grandi città qua nel Regno Unito, le fermate degli autobus hanno dei display LCD, almeno credo che siano LCD, potrebbero essere anche LED, ma non cambia il discorso di questo video. E questi display fanno una cosa strana. Di tanto in tanto. Questo che vedete qua a schermo è l'unico video che sono riuscito a trovare qua su YouTube. Quello che vi voglio mostrare appare per qualche secondo. Ecco. Rivediamo. Rivediamo ancora una volta l'allentatore. Questo è quello che sembrerebbe una sorta di refresh dello schermo. E io credevo che questo genere di robe apparteneva al passato con i vecchi schermi a raggi catodici, tipici delle televisioni o comunque dei vecchi computer. E quindi, perché questo tipo di schermi fanno questa roba di far passare una riga? Tra l'altro questa cosa non è solamente in quella città dove ho preso quel video. Succede anche nelle fermate del bus nella città qua dove abito io. Altro comune, altra rete di bus, schermi diversi o comunque di dimensione diversa, ma un refresh di questo tipo di tanto in tanto capita. Dunque, perché questo accade? Dobbiamo fare un piccolo grande passo indietro. I vecchi schermi coi raggi catodici funzionavano in questa maniera. Lo schermo era ricoperto di fosforo, perché il fosforo ha una simpaticissima proprietà, quella di emettere luce quando vengono colpiti da particelle energetiche. Questo fenomeno si chiama fluorescenza. E questo è dove il fosforo prende il suo nome, perché fos significa luce, foros vuol dire portatore, quindi fosforo letteralmente vuol dire portatore di luce. Nel caso degli schermi coi raggi catodici venivano emessi degli elettroni. Infatti questa parte dello schermo emette elettroni. E perché proprio gli elettroni? Gli elettroni sono particelle cariche, lo sappiamo dalla scuola elementare. Essendo particelle cariche, possono essere deviati da un campo elettromagnetico. Infatti in questa parte dello schermo ci sono due bobine fatte da fil di rame che generano un campo elettromagnetico che permette di deviare gli elettroni e quindi di colpire una parte dello schermo ben precisa, da poter controllare l'intensità e anche il colore di ogni elemento all'interno dello schermo. Questo piccolo elemento all'interno dello schermo viene comunemente chiamato pixel. E questa tecnologia ha permesso a milioni e milioni di persone di guardare la televisione per decenni e anche di utilizzare i computer. Tuttavia, uno dei difetti degli schermi a raggi catodici era quello che se veniva proiettata, quindi se mostravano qualcosa, sempre la stessa immagine in maniera persistente, i fosfori si bruciavano, nel senso che si formava una discolorazione all'interno, diciamo, del quadrato dello schermo e lasciava una sorta di immagine latente, permanente. E se succedeva? In molti casi dovevi cambiare lo schermo e questa cosa si poteva verificare anche in regioni dello schermo. Immaginate di lasciare una televisione nello stesso canale per ore e ore e ore. Poteva capitare che il logo proprio del canale, sai che si trova di solito in basso a destra, potesse bruciare i fosfori in quella zona dello schermo, lasciando quindi ancora una volta una sorta di immagine fantasma del logo del canale, che anche se cambiavi canale te lo ritrovavi. Magari in casa poteva non essere un fenomeno che si verificava così comunemente mentre si guardava la TV, però immaginate magari che so un aeroporto con gli schermi a raggi catodici che mostra la lista delle partenze, la lista degli aerei si aggiorna più o meno di frequentemente e quindi poteva non causare problemi, ma per esempio la parola departure, che vuol dire appunto partenze, poteva rimanere là per ore e ore e ore e ore, come dicevo poco fa, causando la bruciatura dei fosfori in quell'area dello schermo. Quando gli schermi CRT furono anche impiegati per utilizzare i nostri computer, ci stava che una parte dello schermo di un computer sia sempre la stessa. O peggio, quante volte ci siamo seduti davanti al computer e magari, che ne so, ci alziamo e lasciamo il computer acceso.
Questo canale si chiamerà FK per un motivo. Quindi, un computer che mostra sempre la stessa immagine allo schermo era a forte rischio di bruciare i fosfori, anche in un computer casalinghi. Per questo motivo hanno inventato gli screen saver, che letteralmente vuol dire salva schermo. Dopo qualche minuto di inattività, parte questa schermata che contiene animazioni e robe simpaticissime. Questo permetteva di interrompere un periodo di inattività. Non intendo inattività del computer, ma inattività dello schermo. E di trasformarlo in un periodo di attività, sempre dello schermo, per evitare che i fosfori si bruciassero. E da qui il nome, il salvaschermo, lo screensaver, salvava veramente il tuo schermo. Oggigiorno questo, diciamo, non serve più. Questo perché gli schermi moderni, come questo che ho qua sulla scrivania, possono andare in stand-by, che tra l'altro ha una funzione di risparmio energetico. Io stesso mi ricordo che i vecchi schermi a raggi catodici avevano un tastino fisico per spegnerli, quindi no, io non mi ricordo che ci fosse una funzione per il risparmio energetico per metterli in stand-by. Anche gli schermi a plasma, che uscirono, se non erro, a partire dagli anni 2000, erano suscettibili a questo problema. In una parte del loro processo produttivo veniva di nuovo utilizzato il fosforo e quindi erano suscettibili a questo problema della immagine latente, come ve l'ho spiegato poco fa. Fu con l'avvento degli schermi a cristalli liquidi, LCD, che le cose cambiarono. Questi schermi non erano suscettibili a questo fenomeno. Non usando il fosforo come strato di emissione di luce, non si ha più il problema della bruciatura dello schermo causata da un'immagine che è costantemente proiettata sullo schermo. Per completezza, i pixel di questa tipologia di schermi si possono comunque bruciare in un altro modo, per via, che so, dell'uso prolungato o magari di difetti di produzione, ma non perché viene messa la stessa immagine continuativa. Quindi questo l'ho detto, come vi dicevo, per completezza, ma sono due cose separate. E quindi, se con i nuovi moderni schermi LCD, LED e compagnia cantante non servono più gli screensaver, allora cosa sta succedendo qua? E quindi ci ricolleghiamo all'inizio di questo video. Ha senso fare questa sorta di refresh, non so come ben definirlo, dello schermo? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi rispondo a questa semplicissima domanda. Servono ancora gli screensaver? Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e inoltre, se volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link per farlo lo troverete qui sotto in descrizione e quindi andiamo a vedere e continuiamo con il discorso degli screensaver. Gli schermi a cristalli liquidi possono essere suscettibili a un fenomeno leggermente diverso, chiamato, io l'ho tradotto dall'inglese, non ho trovato un termine in italiano, quindi traduco, immagine persistente. L'unica differenza con il burn-in di poco fa è che è un fenomeno temporaneo. Basta spegnere questi schermi per qualche ora e tutto si risolve. L'unica differenza la fanno gli OLED, essendo che usano una tecnologia diversa, possono essere suscettibili anche loro al burn-in. In descrizione vi metto un link delle comparazioni fatte per diversi mesi e mesi con varie marche di schermi OLED e quindi vedete come può capitare e quando si verifica questo fenomeno. Quindi per gli schermi LCD e LED diciamo che è un fenomeno temporaneo, per questo che c'ha un nome diverso, immagine persistente o immagine latente, come dir si voglia. Questo è il motivo per cui gli schermi delle fermate del bus qua fanno questa cosa qua, come l'ho definita io, di refresh. Stanno infatti accesi 24/7 e, offrendo un servizio di informazione pubblico, non possono essere spenti, almeno non dovrebbero. E le immagini che mostrano sono pressoché statiche. Immaginate che c'è il logo dell'azienda dei trasporti che sta sempre fisso là. Magari molti di voi questa cosa la sapevano, ma io non la sapevo. Quindi, per un uso casalingo, tipo questo qua che ho il computer qua, gli screensaver servono ancora?
Secondo me no. Infatti negli schermi moderni si parla di giorni di immagini statiche ed è realistico che, diciamo, a casa tua lo schermo resta fisso con la stessa immagine per giorni e giorni. Prima o poi lo spegni o al massimo se ne va in stand-by. Ma se il caso d'uso, quindi la cosa importante è il caso d'uso, cambia, tipo mostrare delle informazioni che magari c'è il loghetto della vostra azienda che resta fisso là per mesi, allora ti conviene utilizzare un sistema per evitare questo problema dell'immagine persistente. Quindi, che so, metti, come facciamo là, passa una barra bianca di tanto in tanto. E questo non è uno screensaver, o comunque non nel senso con cui lo intendiamo noi. Perfetto, pinguini. Questo era tutto quello che volevo dire in questo video e principalmente questo video nasce da una mia curiosità su una cosa che vedo in prima persona, o meglio che di tanto in tanto quando prendo l'autobus lo vedo. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se anche in Italia si stanno diffondendo questo genere di cose. Sono stato a Roma circa un mesetto fa, ma non ho preso alcun autobus e quindi non ho notato se a Roma ci sono display LCD o qualunque altra roba particolare. Scrivetemi anche nei commenti se usate ancora gli screensaver. Io no, ho pure dimenticato da quanti anni non ne sento uno. E quindi vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino.